Buon pomeriggio a tutti, sono Luigi Onaracco e benvenuti a questo video. Video sfogo, un video sfogo che in realtà è un dove pullare, riguardante il Dock and Select Jump. Occasione buttata al cesso perché la gente è scema. Questo è il mio parere. Sono uscite le votazioni Dock and Select più un piccolo piano di login. Per ora sa solo che dal 7 in poi riceveremo 7 stone al giorno. Non si sa per quanto, più già la stone giornaliera di Broly e quelle cavolate, 8 stone al giorno, schifo non fanno, schifo non fanno. Come sappiamo, uscirà il Dock and Select. Perché sono incazzato nero come una bestia praticamente? Perché difficilmente spenderò stone. A meno davvero di non ricevere una donazione con scritto voglio che mi fai un, tieni, che ne so, 30 euro. Fammi una multi e il resto single nel banner, questo è il desiderio che ho, non toccherò il banner. Perché la gente che ha votato in questo fest è celebrolesa, probabilmente, non tutti, alcuni hanno votato per senso, poi il fatto che la maggior parte abbia votato in questo modo mi lascia abbastanza perplesso. Ma andiamo a vedere quali saranno i PG che sono dentro questa batch. 7 PG con rate up, iniziamo dal basso, dai, iniziamo dal basso, da quello che è entrato a fatica, Vegeta GL. Allora, io posso capire che la gente abbia il fanatismo dei Super Saiyan e delle fusioni, ma ormai Vegeta GL non serve più, non ne merito nulla, tutti quelli che lo dovevano avere ce l'hanno, chi ha appena iniziato non ce l'ha, ma se ne fa abbastanza nulla, dato che ci vuole ability per renderlo minimamente decente. E oltre il fatto che esce una batch ogni 2 mesi, praticamente l'abbiamo avuto 3 volte, se non sbaglio, da quando c'è stato l'anniversario di Super Saiyan 4. Vabbè, PG, che una volta era il top, ora manco ci arriva alla top, non fa danno, tanca bene, ma deve avere critico maxato o additional maxato per essere minimamente giocabile. Assolutamente inutile. E si gioca solo in un team, solo nel Super AGL, in Team Super non ha più senso di esistere, né altro. E vabbè. Sesto posto, Rosé. Qua ci può anche stare, dai, Team Torneo è il leader extreme del Team Torneo, però non si gioca più in Team Extreme perché Bardak lo prende, gli sputa in faccia e lo butta al cesso. Extreme AGL, mi chiedo chi lo giochi, sinceramente, oltre per far video, chi è che gioca Extreme AGL, non lo so. Quelli che hanno soltanto Super C17 o Magetta. Però posso anche capirlo, anche lui è uscito 20.000 volte dall'anniversario. Andiamo a votare lui perché è Rosé, è super. Una merda è l'anime, una merda è stata sta votazione. Va bene. Quinto posto, Goku Super Saiyan 3 Tech. Allora, forse quello che mi fa meno incazzare, questo qua, dei vari PG, pensando al fatto che è un Neo God. Ha bisogno di ability, è uscito 2 volte già in 2 mesi, ma chi se ne, mettiamolo una terza volta, però è un Neo God che ha obbligatoria ability, ci può stare. Di certo c'era di meglio da votare, c'era molto di meglio da votare. Che è un pirla di un team fatto di schifo, che se non hai tutti i PG Ability Max più i PG limitati, lo guardi e ci ha, bella, giochiamo free to play int, che fa più bella figura. E poi la posizione che più di tutte mi fa incazzare, ma mi fa incazzare a livelli assurdi, Gogeta STR quarto. Ora, perché Gogeta? Che si gioca in un team, e in quel team neanche fa un emerito nulla, perché si gioca soltanto in Super STR, salvo abbia ability 4 e provi a maxarsi l'additional di critico, non serve a nulla Gogeta. Perché mi mettete un PG ormai superato da 1 anno e mezzo, che non serve più a nulla, non si gioca più in nulla di meta, e lo si gioca solo quando sei messo davvero male, come leader inutile, come fluter, come filler unit, non serve a nulla. E mi vanno a mettere Gogeta. Ok. Anche ad averne 4 di Gogeta non lo giocherei mai al posto di Gogeta Int. Mai. Perché giocare quel Gogeta che farà più danni? Ok, ad ability 4 fa più danni, spero almeno di Gogeta Int. Ma non debuffa. Cioè, non dà sustain al team. Perché? È un PG del cavolo ormai. Ma l'hanno votato in tantissimi, quindi avrà rate up. E poi la top 3, che in realtà ci sta. Vegeta Blue.
È uscito 100.000 volte anche lui, potevano risparmiarselo tantissimo, ma è super, è Veget Blu, è figo, bisogna votarlo. No, non bisogna pensare così, Cristo santo. Dio mio. Veget Blu, ok, ha bisogno di tanta ability, ma il giro di una batch me lo sono finito. Ce l'ho adesso ability 3 perché ho trovato la quarta copia da Gotenks. Non pullerei mai in una batch in cui c'è lui. Salvo PG davvero grandi. Se anche tornasse Gotenks più Veget Blu, difficilmente ci pullerei seriamente. È un PG del. Non PG, no, non è del PvP perché forse è tra i più buoni qua dentro. È meglio di Goku Super Saiyan 3 di sicuro. È il miglior PG che si è visto finora in questa Select. Ha bisogno di Ability 2. Però ci può stare che sia qua. L'ho trovato in più. Ci sta. Primo e secondo posto, nulla da dire. I due Super Saiyan 4. Top unit, buoni. Di Goku nel Jap ce n'è tanto bisogno di Ability Chart, ragazzi. Io ho un Goku Ability 1 e non mi basta. Ce lo vedo che è più debole di addirittura di un Cooler Ability Free. È più debole di Gogeta Ability Free. Vabbè, è normale che sia più debole di Vegeta Ability 2, però lo sento proprio piccolo. C'è bisogno di staccarlo da Ability 2, quindi ci sta, ci sia Goku. E Vegeta, perché comunque tutti quanti a dire no, Vegeta fa schifo, no, Vegeta non vale nulla. Però comunque. Secondo posto nelle votazioni, è americani, dite no, Vegeta non si gioca, però secondo posto nelle votazioni, quindi io andrei a pensare un attimo prima di parlare, magari di farsi test in game e non pensare solo all'attacco, perché ad ability free solo Gogeta lo batte come forza, come god leader, eh. Tutti gli altri stanno zitti e prendono schiaffi in faccia. Cosa mi fa incazzare? Cooler, dov'è Cooler? Cooler ad ability free. Prende a schiaffi Goku Super Saiyan 4. Cooler ad Ability Max, ci sono turnazioni in cui prende a schiaffi tutto quello che non si chiama Gogeta. Perché può avere la turnazione con critico maxato di 3 special di cui 2 critiche e una non critico che shotta Broly Super Saiyan 3. Ad Ability Max e sia Max. Ad Ability Free fa comunque una caterba di danni e può fare 3 special di fila. Ma Cooler non è un Super Saiyan, perché votarlo? Sugli altri, oddio, sugli altri no. Sugli altri ci può stare. Vegeta Super Saiyan 3 l'avrei votato 100.000 volte sopra sta pippa di Gogeta. 100.000 volte più utile. Gli altri, ma Kid Buu Inter Super C17 ci sta. Anche se Kid Buu Inter non è mai più uscito. Super C17 non è uscito da un secolo. Rimetterlo per chi se lo vuol prendere. Era un pochino intelligente come mossa. Poi, Kid Buu fisico anche non dovrebbe uscire, non mi ricordo se c'era il retap con Kid Buu Int, ma non mi pare, serve in un team fisico Extreme, ma la gente è troppo faticoso giocare Extreme fisico, la gente vuole andare là, pam pam pam, critico critico vince, quindi non giocherà mai team seri, andrà di Super STR, pam pam pam, pam pam pam. Team che richiedono un minimo di team building e non solo mettere Goku Ability 2, Goku Ability 2 amico, roba in mezzo e sparare critici è troppo faticoso. E per il resto, niente, tutti gli altri ci sta che non abbiamo vinto. Mi rompe troppo vedere roba tipo Gogeta, Veget Blu e Rosé. Eh no, scusate, Vegeta GL e Rosé. Rosé pure pure, ma Gogeta no, ragazzi. Cioè, dopo un anno e mezzo Gogeta no, tanto tornerà in metà delle batch. Ma dopo essermi sfogato, perché volevo sfogarmi per questi 8 minuti e mezzo, passiamo al fulcro del video. Pullare o non pullare? Allora, questa batch potrebbe avere i ticket, perché l'immagine mi fa pensare che potrebbero esserci ticket, potrebbe essere qualcosa di grosso. Però ci sarà anche la batch con le stone. Ora, le persone devono imparare dai propri errori. La batch di tutti i god leader pre Veget Blu e Rosé fu la più grande trappola della Bandai che ci colpì tutti. Chi più chi meno, a me colpì per 100 stone, 150 stone, a Feliciano per 100 stone, gente le colpì per 500 stone ed era una trappola gigantesca. Perché 2 settimane dopo, usciti Rosé e Black, io avevo solo 150 neanche sono, ho fatto un solo giro su Rosé e qualche single, sculata su Veget Blu però pochissimo e mi sono mangiato le mani perché potevo fare un giro da entrambi. Il mio consiglio è salvo casi limite, non pullateci. Quali sono i casi limite? Avete iniziato a giocare da poco. In quel caso
Ci può stare. Se avete giocato, se avete iniziato a giocare da poco, ci può stare assolutamente il pullare in questa baccia. Goku e Vegeta sono ottimi. A Vegeta è ottimo. A Vegeta GL è ottimo. Comunque, se avete Vegeta, se non avete Vegeta, non vi serve a nulla. Oppure, avete come unici Neo God di Super Saiyan 4. Avete come unici Neo God di Super Saiyan 4, dovete prendere Ability. Avete solo i Neo God scarsi. Cioè avete soltanto dei Neo God di Tiger, neanche tanto un e mezzo, quindi avete solo Super C17, Kid Buu o Goku Super Saiyan 3. E Janemba magari, perché Janemba comunque il team ha bisogno di sustain parecchio pesante per riuscire ad andare bene. Pullateci. Sono tutti comunque cose che possono aiutarvi. Non pullate troppo. Sento puzza che stia arrivando roba grossa. Abbiamo il centesimo episodio di Super dietro l'angolo. Abbiamo sto cambio di schermata che lascia presagire Gogeta. Sono i 177 milioni, 180, in realtà sono 177. C'è tanta roba, non può esserci solo questo all'anno e mezzo. Sembra ci sia solo questo, ma mi puzza troppo, ragazzi. Anche se Broly finisce il 20, il 21 ci potrebbe uscire un Gogeta. Domani, tra 3 giorni, bacia LR. Con rate up tutti quanti le 4 RL più il quinto Gogeta fisico o Veget fisico può uscire tanta 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 roba. Non buttateci troppe stone. Ci saranno di sicuro gli sconti perché non li ha messi su Broly. Quindi non vi dico non shoppate, shoppate ma tenetevi le stone. Mancano i PG davvero buoni che poteva mettere. Fosse stata una batch con l'intelligenza sarebbe stata Goku quarto, Goku terzo, Vegeta, Cooler, Kid Buu. Super C17, bacio solo Neo God e là anch'io ci avrei speso 200-300 stone perché tolto Vegeta tutto il resto potevo farmelo con Ability. Se la gente fosse stata intelligente, no, che poi ne manca uno, Veget Blu, dai, mettiamo Veget Blu, uno a vostra scelta. Se la gente era intelligente votavi Neo God, faceva la bacio solo Neo God e mandava a fanculo la Bandai perché una bacio solo Neo God è talmente immensa che con 7 stone al giorno regalate e tutto quanto, chiunque si poteva fare l'account della Madonna. Purtroppo non è così, la gente è stupida, la gente è stupida. Io ve lo dissi, io boicottai pesantemente, io votai Kid Buu fisico e Cooler. Me ne fregai di votare la roba seria, tra virgolette, perché Super Saiyan 4 non mi interessavano, anzi non mi interessavano. Capito che alcuni possono dire ho votato Super Saiyan 4, ma mi va bene che hai votato Super Saiyan 4, mi va bene che hai votato Vegeta 2, mi va bene che hai votato Goku Super Saiyan 3, a me rompe chi ha votato Gogeta STR, perché non c'è una motivazione logica se non il fanboismo. E un po' può rompere anche chi ha votato Vegeta GL, perché ormai, ragazzi, Vegeta GL tra un po' ce lo regaleranno con una store rossa, da quanto è vecchio ormai, da quanto serve poco. Idem Rosé, io mi aspetto Rosé nella prossima Stone Blue, quindi non è che sia chissà quanto, e Rosé è bello che è superato ormai, ragazzi. Bello che è superato. Comunque, scusatemi lo sfogo, spero di non essere stato troppo cattivo in alcune dichiarazioni. E passiamo alle cose un pochino più simpatiche. In descrizione troverete il link a un video di un mio caro amico, Torkal, con cui ho fatto una piccola collaborazione. Andateci, gioca anche lui ad Okan, sta imparando pian pianino, non è malaccio, fa ancora qualche errore, ma chi è che non lo faceva? E ha delle intro stupende, in qualità è di sicuro superiore a me, ma non ci vuole molto in qualità. Basta avere una webcam decente, un microfono decente e un pochino di più nozione su il montaggio. E l'ultima parte sarà difficile da raggiungere, però webcam e microfono poi la prendo per il canale, permette di fare spese che mi riescano comunque a far portare contenuti. Quindi grazie per avermi seguito, scusate lo sfogo e noi ci vediamo domani con... Non dire di domani che video farò, probabilmente inizierò i vari team. Quindi grazie di tutto, in bocca al lupo siete nel gruppo Super Saiyan 4 e speriamo di uscircene bene con sto cavolo di robo nel momento in cui uscirà nel jump. Alla prossima!